Ciao a tutte ragazze, benvenute nel mio nuovo video. Allora, per questo video tutorial ho deciso di realizzare una nail art a pois. È davvero molto semplice e bisogna solamente l'utilizzo del dotter. Il dotter sarebbe questo qui, cioè quel bastoncino che comunque sia alla punta arrotondata, e ci sono alcuni dotter che ce l'hanno più fine o più grossa. In questo video tutorial utilizzeremo il dotter dalla punta più grossa. Se non disponete del dotter, non preoccupatevi, potrete utilizzare una semplicissima forcina per capelli, quelle che hanno le punte cerate. Dovrete utilizzare comunque sia quella più grossa, in questo caso sarebbe questa qui. Niente, io vi lascio il video tutorial, spero tanto che vi piaccia. Mi raccomando, non scordatevi di iscrivervi al mio canale YouTube e di mettere mi piace alla pagina Facebook, troverete il link sotto nell'info box. Io vi mando un grosso bacio. E vi aspetto a tutti i miei prossimi video. Ciao! Allora ragazzi, iniziamo subitissimo con i prodotti che ci occorrono. Quindi innanzitutto ci occorre uno smalto viola. Io sto utilizzando questo della Puppa, è un colore davvero molto molto bello e si chiama Lasting Color, è quello smalto effetto brillante ed è il numero 408. Questo qui è davvero un colore bellissimo, mi piace davvero un sacco. Poi ci occorre uno smalto bianco perlato, o comunque sia, andrebbe benissimo anche uno smalto bianco. Io sto utilizzando questo della Crisi. Poi ci occorre un top coat o uno smalto trasparente. Io sto utilizzando questo dell'Essence Studio Nails Petted Angel Nails, che è davvero strepitoso. Poi ci occorre un dischetto struccante imbevuto di acetone e un dotter. Ovviamente bisognerebbe andare a utilizzare la parte grossa, quella che ha la punta più grossa. Se non avete il dotter, potrete utilizzare una semplice forcina per capelli. Bene, iniziamo il tutorial. Quindi stendiamo su tutte le unghie lo smalto viola. Dopo che si sarà ben asciugato, prendiamo lo smalto bianco perlato, comunque lo smalto bianco, con il nostro dotter e andiamo a realizzare i nostri pois. Iniziamo facendo i pois sulla parte centrale, quindi facendoli ovviamente un pochino più grossi. In questo modo. Proseguiamo facendo altri puntini ai lati dei puntini che abbiamo appena fatto, quindi se qui ne abbiamo fatto 4, risulterà che qui ne dovremmo fare 3, sempre degradando. In questo modo. Ovviamente se ci stanno altri puntini potremmo farli, non c'è alcun problema. Ecco, adesso facciamo la stessa cosa con l'altra parte dell'unghia. Ecco qua. Ovviamente potrete decidere voi la distanza del pois. Io ho deciso di farlo un pochino più largo su tutte le altre dita, a parte su questo dito qua. Qui, come potete vedere, l'ho fatto un pochino più stretto. Comunque sia per fare in modo sì che fosse un po' diverso. Bene, adesso aspettiamo che asciughi, poi andremo a stendere il nostro top Bene, coat. adesso stendiamo il nostro top coat, o comunque sia lo smalto trasparente.
Ecco qua. Bene ragazze, il mio tutorial è finito, spero tanto che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Un bacio!